Buona giornata a tutti ragazzi, buon inizio settimana a tutti e niente, i napoletani non cambieranno mai di mentalità, perché? Perché a loro basta la terza giornata, ok, per dire che non sono come gli altri anni, che vincono anche le partite sporche, che gli altri anni avrebbero perso col Bologna quando l'anno scorso avete vinto 7-1 col Bologna, ok, e nonostante 7-1 io mi sono guardato i primi 60-70 minuti di quella partita lì, il Bologna comunque non è che aveva stra meritato di perdere, poi l'espulsione fece il suo. Ieri avete vinto 3-0 contro Bologna, a Bologna, contro una squadra che ha giocato per 60 minuti, poi ha sbagliato tutto quello che c'era da sbagliare, passaggi, marcature. Cioè, ad esempio, il gol di Calleón. Loro fanno sempre quella giocata e molti mi dicono, ma se la fanno e la fanno bene, inutile, significa che funziona. No, non è che funziona. Ieri, secondo me, è una situazione diversa dalle altre, perché di solito c'è Mertens in area di rigore o Milik e Calleón che taglia, quindi almeno due ce ne sono. Lì ha fatto un cross Insigne da 35 metri, saranno stati, che è entrato, è arrivato nell'area di rigore piccola, ok. E lì, a parte Masina, che lì devi, quando vedi Insigne che sta per partire col cross, tu devi, cioè ci insegnavano così, il difensore, io non ero difensore, però almeno il difensore doveva cercare il contatto con l'attaccante che gli era alle spalle per seguirlo, ok? Ma a parte Masina, secondo me, lì nessuno dà la colpa a Mirante. Secondo me Mirante ha le sue responsabilità perché molte volte vedo portieri che escono addirittura a prendere il pallone all'altezza del dischetto di rigore. Ieri, cioè, Mirante ha aspettato il pallone che gli arrivasse quasi in porta, capite? Quindi è una grandissima responsabilità anche di Mirante, a parte il non aver letto bene la situazione di Masina o di chi ha fatto crossare Insigne, perché anche quello è stato una cazzata, ma posso capire perché era la stanchezza e quant'altro, vabbè. Però molti mi dicono, tra l'altro, questi molti mi dicevano fino a 2 giorni fa, prima della partita del Napoli a Bologna, ma noi abbiamo il miglior gioco d'Italia, ma noi giochiamo meglio di voi, ma questo, ma l'altro. Ieri, improvvisamente, è importante, l'importante è vincere e basta. L'importante è vincere, siamo tornati, siamo ai livelli della Juventus adesso perché vinciamo anche le partite sporche. Complimenti per la vostra coerenza, assolutamente. Solo che ho scritto anche un post. C'è una differenza tra noi. Adesso faccio l'esempio con le altre due che sono a pari punti con noi. Tra noi, Napoli-Inter. Ok? Che tra l'altro, e questo discorso vale anche per noi, abbiamo affrontato squadre medio-piccole in questo momento. Quindi esaltarsi per una vittoria che è qua. Comunque è difficile giocarsela perché si scende sempre in campo 11 contro 11, si parte da 0-0, tutti i cazzi e mazzi che sappiamo. Però non abbiamo affrontato né noi né le altre, ma anche una stessa Lazio che ha vinto 4-1 col Milan. Il Milan si esaltava per le partite contro Shakira, vi dicevo ieri, e poi la prima partita seria che ha fatto ha preso 4 pappine. Ok, quindi bisogna stare attenti, equilibrati con i giudizi. Io sono contento per la vittoria col Chievo Verona, ma non dico che ecco, siamo la Juventus, la stessa Juventus dell'anno scorso. Io avrei motivo perché vinco da 6 anni di fila. Ci sono altre tifoserie che dicono, ecco, siamo ai livelli della Juventus perché queste partite non le avremmo vinte gli anni passati. E non avete vinto un cazzo, cioè, quello è il discorso, siamo alla terza giornata e avete vinto contro il Bologna, va bene, non contro la Lazio, ok? Perché parlo della Lazio perché in questo momento sembra la più in forma, soprattutto a parte il pareggio iniziale con la spalla, quindi. Ma la differenza tra noi, l'Inter e il Napoli, e soprattutto con il Napoli, perché anche il Napoli ha due competizioni in questo momento, qual è? È che il Napoli ha faticato a vincere, ha vinto una partita sporca, quello che volete, con 10 undicesimi titolari. La Juventus sabato, ok, ha vinto
una partita non sporca, però ha avuto qualche difficoltà, però l'ha vinta con 5 undicesimi titolari. Ok? Perché tralasciando che poi Dybala ha fatto il devasto, però noi eravamo già in vantaggio di 1-0 prima dell'ingresso di Dybala, ok? Tanto per dirvi. Adesso, che tra l'altro, se io chiedo a uno juventino qualsiasi qual è la formazione titolare della Juventus, secondo me, se lo chiedo a 10 juventini, almeno 9 mi danno una risposta diversa dall'altro. Perché? Perché in questo momento non c'è una formazione titolare che abbiamo in testa. E che è in testa Allegri, secondo me. E questo arriverà con mesi e quant'altro. Quindi con una formazione fissa, come succedeva gli anni scorsi, e poi si cambiava. Questa è la differenza tra noi e voi. Che primo, noi non parliamo di scudetto, cioè è normale, siamo i favoriti, quello che volete, siamo i più forti e va bene. Però non facciamo paragoni né con la scorsa stagione, non facciamo, diciamo, voli pindarici a lungo termine. Stiamo calmi, guardiamo partita per partita, giudichiamo partita per partita senza fare tanto gli sboroni. Mentre voi siete dalle sentenze facili e questo poi vi porterà a delusioni incredibili. Perché poi, comunque, ripeto, torno sul discorso dei titolari delle riserve. Il Napoli ha giocato 10 undicesimi titolari con i titolari e Sarri sembra che non veda gli altri. Allegri vede tutti e i 20. Questo è un pregio che ha Allegri. Vede tutti i giocatori titolari di tutta la rosa. Questo è un grandissimo pregio di Allegri, secondo me. Anche se ho letto la probabile formazione di domani, che spero non sia quella, perché allora in quel momento mi incazzerei con Allegri. Però questo cosa comporta cambiare metà formazione da una partita all'altra di Serie A? Che la Juventus se lo può permettere perché comunque è una rosa lunga, anche se comunque è molto difficile far amalgamare giocatori che cambiano ogni settimana, eh? Non è facile. Comporta che nei momenti cruciali della stagione, se Napoli continuerà a usare tutti i titolari in tutte le partite, il Napoli arriverà con la lingua a terra. Ma basti vedere anche la Juventus. La Juventus l'anno scorso aveva un centrocampo, per quanto riguardava le riserve, non forte. Ok? Quindi hanno dovuto giocare tutte le partite gli stessi. Risultato che in finale siamo arrivati con giocatori o infortunati, Pjanic, o morti, Khedira, perché era distrutto. Questo ragionamento si fa anche per il campionato, soprattutto per il campionato, che è una stagione lunga 38 giornate. La Juventus cambia molto, il Napoli no. Questo, secondo me, sarà il punto. Potrebbe essere, perché il condizionale bisogna usarlo, perché magari il Napoli poi fa tutte le partite ad altissimo livello, cosa che dubito fortemente, perché comunque la stanchezza si potrà far sentire. Però questo punto del fatto che noi usiamo metà titolari nelle partite pre-Champions League potrà essere importante, se non fondamentale, nel momento cruciale della stagione. E momento cruciale parlo di marzo e aprile. Ok, perfetto. Anche se comunque se usi tutti i titolari tutte le partite, la stanchezza la potresti già sentire a dicembre. Poi hai la sosta dopo il 6 gennaio. Comunque, insomma, potresti sentire già la stanchezza. Questa è la differenza tra noi e le altre. E voi che continuate adesso dite: siamo arrivati a livello della Juve perché vinciamo anche le partite sporche. Terza giornata contro Bologna che avete vinto 7-1 l'anno scorso. Non so che differenza ci sia rispetto all'anno scorso. Cioè, non so, aveste vinto 3-0 a Bergamo, potrei anche, non dico darvi ragione perché comunque sarebbe solo la terza giornata, però potrei dirvi qualcosina di vero magari c'è. Così, sinceramente, vi vedo abbastanza, come sempre, come ogni anno, troppo esaltati per una vittoria, ok, importante, 3 punti importantissimi, in un campo per carità non facilissimo, però comunque contro una squadra che l'avete umiliata l'anno scorso. Quindi, ok. E l'anno scorso noi abbiamo vinto 2-1 all'ultimo minuto a Bologna, quando non contava più un cazzo perché lo scudetto l'avevamo vinto e quant'altro, con il ragazzino Ken, tanto per farvi capire. Quindi, niente. Allora, io detto questo, vi auguro buona giornata, vi riauguro buon inizio di settimana. E
Ma questo volevo dirlo, dato che io ieri ho visto il secondo tempo fino al secondo gol di Mertens, grandissima cappella anche lì del giocatore Pulgar. Dovrebbe finire la stagione in tribuna dopo aver fatto una cappella del genere. Prima ancora aveva levato dalle mani la palla della punizione da a Verdi, perché Verdi era lo specialista del Bologna per quanto riguarda le punizioni. E poi la tirata mi è arrivata, mi ha spaccato un vetro qua a casa mia, quindi insomma. Vabbè ragazzi, io detto questo vi riauguro buona giornata, sempre fino alla fine Forza Juventus, ma cari napoletani, se volete diventare vincenti in un futuro, dovete guardare una squadra e la vostra squadra a 360 gradi e non fare paragoni del cazzo alla terza giornata, quando non siete voi che vincete a 6 anni di fila, ma siamo noi. E noi non ci azzardiamo a fare paragoni perché sappiamo che c'è una squadra da amalgamare, ci sono tanti fattori da calcolare e poi si potrà, non dico giudicare, però tirare le prime somme, ecco, fare le prime somme alla decima, quindicesima giornata. Va bene? Perfetto. Buona giornata a tutti e sempre fino alla fine. Forza Juventus!